Buonasera, benvenuti a questa riunione degli Happy Few. Spetta a me, come presidente dell'Associazione Culturale Guido Francesco Mazzoni, portarvi innanzitutto i miei saluti e i miei ringraziamenti per la vostra presenza, ma anche appunto spiegare molto brevemente che cos'è l'associazione. Prima mi corre l'obbligo di leggere il telegramma arrivato dalla Segreteria Generale della Presidenza della Repubblica, che dice: il piacere di comunicarle, il Presidente della Repubblica ha concesso il suo alto patronato alla presentazione dei primi volumi dell'opera Con Dante per Dante. Nel formulare l'augurio per il successo dell'evento, invio un cordiale saluto a Ugo Zampetti, Segretario Generale della Presidenza della Repubblica. Tornando a noi, l'Associazione Culturale Guido Francesco Mazzoni per gli studi danteschi e medievali è stata costituita il 3 ottobre del 2012. Qual era lo scopo? Lo scopo era quello di valorizzare, almeno in una prima fase importante dell'attività che qualificasse l'attività dell'associazione, l'archivio Mazzoni. E ovviamente la sua destinazione. L'archivio Mazzoni, l'archivio cioè di Francesco Mazzoni, è un archivio prevalentemente di romanistica e di dantistica, è un archivio immenso, perfettamente tenuto in ordine con straordinario amore e competenza dalla moglie di Francesco Mazzoni, Maria Grazia, alla quale va il mio affettuoso saluto, e anche la destinazione dell'archivio. L'archivio ora ha trovato una destinazione nell'Accademia della Crusca, come può confermarvi il presidente che siede qui alla mia destra. Le iniziative dell'Associazione Culturale. La prima iniziativa è stata il convegno internazionale di studi in collaborazione con l'Istituto Nazionale di Studi per il Rinascimento, presieduto da Michele Ciliberto. Il 7-8 maggio 2014 ci siamo ritrovati a Palazzo Strozzi per discutere il titolo è Progetti, forme e istituzioni della politica in Toscana da Dante a Guicciardini, con un cast di partecipanti che è francamente molto nobilitante, da Zorzi, Quaglioni, Fenzi, Viti, Garfagnini, Ferroni, Jean-Louis Fornel, Jean-Claude Zancarini e Thomas Richlin. I risultati di questo primo incontro saranno pubblicati. Adesso stiamo raccogliendo i testi, naturalmente è sempre un'operazione di una qualche complessità, nonostante che dovrebbe essere abbastanza semplice chiedere agli autori i loro testi, e verranno pubblicati, credo e spero, entro la fine dell'anno. Per quanto riguarda in particolare i rapporti con altre, con similari organizzazioni, vorrei segnalare il rapporto con la Deutsche Dante Gesellschaft, e in particolare con il presidente Vele, appunto perché la Deutsche Dante Gesellschaft è stata gentile appunto da nominare il presidente dell'associazione socio onorario della presidenza, e quindi si tratta anche con i colleghi tedeschi di intensificare la collaborazione. Vedremo in che modi, in che forme. Probabilmente è stata proposta un'iniziativa comune da tenersi in Germania. Ma veniamo alla più importante delle nostre iniziative, che è stata l'edizione delle opere di Francesco Mazzoni. Sulla base di un progetto che, a partire dal titolo Con Dante per Dante, è un progetto di Francesco Mazzoni. Francesco Mazzoni ha trascorso tutta la vita studiando Dante e quel che intorno a Dante si muoveva, e a Francesco Mazzoni si deve il primo insegnamento che fu istituito dall'Università Italiana per appunto la filologia dantesca dopo il 1965.
è stato una personalità quindi di eccezionale importanza per la storia del dantismo italiano della seconda metà del Novecento. È ormai riconosciuto per consenso unanime di cultori come di semplici lettori di Dante, come lo studioso al quale più e meglio di qualunque altro la costellazione della dantologia dentro e fuori l'Italia deve il rinnovamento, l'istituzione e la promozione degli studi danteschi appunto nel secolo scorso. Sul solco della nobile tradizione otto-novecentesca italiana, da Raina a Barbi, da Vandelli a Contini. Il suo albero genealogico di dantista, che è stato per decenni alla guida della Società Dantesca Italiana e quindi con la responsabilità anche della edizione nazionale, merita ricordarlo appunto. In un tempo anche le competenze culturali possono essere oggetto di appropriazione indebita, ha consentito appunto alla Società Dantesca, all'edizione nazionale, di compiere un progresso decisivo. Adesso appunto anche la edizione nazionale dovrebbe essere prossima alla conclusione. Dante nacque, come sapete tutti, sotto la costellazione dei Gemelli, come spiegato nel 22esimo del Paradiso. Guido Mazzoni è nato anche lui sotto una costellazione un po' particolare, perché i suoi nonni si chiamavano Guido Mazzoni e Pio Raina, quindi due studiosi insigni e due studiosi che hanno onorato come pochi il dantismo, offrendo una serie di contributi fondamentali allo studio di Dante, della letteratura italiana anche in generale. Francesco si era laureato in filologia romanza con Casella nel 1952, con una tesi appunto di argomento dantesco, la critica dantesca nel XIV secolo. Nel 59 era stato il primo libero docente in Italia di filologia dantesca, dal 67 al 2001 è stato il titolare della cattedra di filologia dantesca che fu istituita nel 1965 solennemente, io ero presente al convegno che si tenne in quell'anno, in un angolo in disparte naturalmente rispetto ai grandi del tempo, in occasione del settimo centenario della nascita del poeta. Il massimo onore che fu riconosciuto appunto a questa scadenza, a questo evento, a questo anno giubilare, fu l'istituzione della cattedra. È stato poi l'animatore infaticabile della Società Dantesca, di cui è stato presidente dal 68 al 2005, quindi si tratta di quasi 40 anni, nel corso dei quali ha adeguato, direi con un impegno, una saggezza difficile da pensare ai giorni nostri, l'orizzonte scientifico, ma anche la struttura e la strumentazione di ricerca dell'Istituto, perché non solo ha portato avanti l'edizione nazionale delle opere di Dante, ma ha anche promosso il censimento dei manoscritti delle opere di Dante e di interesse dantesco in Italia e ha dato vita alla bibliografia internazionale dantesca online, che è fruibile in rete, come probabilmente sapete tutti. Cosicché appunto la Società Dantesca, al tempo di Francesco Mazzoni, adesso le cose sono un po' cambiate, è diventata un punto di riferimento obbligato del dantismo internazionale. La rete di rapporti che la Società Dantesca, quando io ho avuto l'onore e l'onere di presiederla, dopo naturalmente la scomparsa di Francesco Mazzoni, era tale da far pensare che appunto alla Società Dantesca dovessero far capo gli studi danteschi praticamente di tutto il mondo, cioè un punto di riferimento obbligato del dantismo internazionale. Ma Francesco Mazzoni è stato anche altro, è stato presidente dell'Ente Nazionale Boccaccio, quindi per rapidamente riassumere, una carriera perfettamente lineare, la storia di un destino praticamente, dentro e fuori l'Accademia, coerente appunto con un progetto culturale che è diventato un destino, come ho detto, che è stata onorata negli anni, come attesta la bibliografia dei suoi scritti, con una operosità che fino alla fine non ha conosciuto soste, né tantomeno ha conosciuto un declino di qualità, come può succedere. Io che ho frequentato l'università quando Francesco era
un giovane professore, ho un ricordo molto intenso di lui, anche come personalità, come personaggio, insomma. E devo dire che nel ricordo è davvero una vita che ha meritato di essere. Ecco, il titolo dei due libri di cui parleranno oggi questi due autorevolissimi colleghi è un titolo di epigrafica semplicità che è stato trovato da Francesco stesso nell'ultimo periodo della sua vita, quando già la sua salute non era più quella di un tempo. Tutto il bene possibile si può dire di Francesco Mazzoni, fuorché del fatto che sia stato un buon massaio della sua produzione, perché la sua produzione, che è davvero una produzione ingentissima, noi calcoliamo con questi volumi, con Dante per Dante, di arrivare a circa 6.000 pagine, quindi potete immaginare quanto su Dante per Dante, intorno a Dante, ai commentatori di Dante, eccetera, Mazzoni abbia lavorato. È però disperso in mille rivoli diversi e c'è voluta appunto tutta la pazienza del figlio Stefano per convincerlo che forse era arrivato il momento di prendere in considerazione una riedizione di tutti questi testi. Molti di noi hanno studiato Dante con maggiore o minor successo, intendo dire molti di noi hanno conosciuto le cose di Francesco Mazzoni su Dante, ma nessuno di noi credo abbia un'idea di quanto Francesco Mazzoni ha scritto su Dante, su quanti argomenti e quanti argomenti abbia toccato appunto nel corso della sua così operosa esistenza. Si trattava quindi di raccogliere e riordinare saggi e interventi di un'opera complessiva che è durata praticamente tutta la vita e che non era, guardate, soltanto un caso di quello che Benedetto Croce nel 1903 chiamò monoteismo dantesco, perché la cultura di Francesco Mazzoni, anche la cultura appunto che faceva di lui un professore di filologia dantesca, è una cultura molto ampia, la cultura di un romanista, d'altri tempi però, non direi dei tempi nostri tutto sommato. Quindi una vastissima conoscenza della cultura medievale, studiata secondo i paradigmi di uno storicismo integrale. E questo è quello che lo distingue da Contini. Contini ebbe certamente una grande influenza nella formazione di Mazzoni, dopo Casella e verosimilmente più di Casella. Contini aveva una grandissima stima di Mazzoni, e l'ha dimostrato, l'ha detto, l'ha scritto, eccetera, eccetera. Però Contini non era uno storicista integrale, mentre invece lo era Francesco Mazzoni. E questa è una distinzione che si può cogliere molto bene, sia rileggendo uno splendido libro come Un'idea di Dante di Contini, sia appunto, credo, leggendo questi libri che siamo venuti allestendo sulla base di un progetto di Francesco, che convinto da Stefano, con le buone o con le cattive, si mise appunto a compilare un indice che è assolutamente perfetto e che comprende quasi tutto quello che aveva stampato e disseminato in tantissime pubblicazioni italiane, ma soprattutto direi pubblicazioni estere, per lo più introvabili anche nelle nostre biblioteche. Parlo per esempio di quelle stampate in Croazia, in Slovenia, eccetera. Potete immaginare quanto sia facile ritrovarle al giorno d'oggi. Allora, grazie appunto all'aiuto di Stefano, sono stati messi insieme tutti questi materiali. Stefano si è sobbarcato anche la fatica di trascrivere le postille che il padre aveva aggiunto, o le correzioni o le integrazioni che aveva aggiunto appunto a quei testi stampati in qualche caso parecchi anni prima, e quindi ne è risultato un libro che è un libro assolutamente di Francesco Mazzoni, ma in qualche modo appunto perfezionato e integrato. Ora, è evidente, come ho detto, come Dante nacque sotto i gemelli, nella vita, nella formazione di studioso di Mazzoni ci sono altre due circostanze che sembrano prefigurare un destino, appunto l'incontro con Casella,
allievo di Pio Raina, suo successore sulla cattedra di filologia romanza di Firenze e collaboratore prezioso dell'edizione del 21 delle opere di Dante. L'indice analitico dei nomi e delle cose è di Casella, è tuttora insuperato, è stato copiato anche di recente senza citare chi fosse l'autore. Michele Barbi lo riteneva un autore alla pari di tutti gli altri che avevano collaborato alla grande edizione del 21. Ecco, quindi l'incontro, appunto, come ho detto, con Gianfranco Contini, che è succeduto a Casella. Contini veniva da un'altra scuola filologica, che era quella di Sant'Ora de' Benedetti, che arrivava a Firenze, credo nel 52, se non sbaglio, già forte dell'edizione delle Rime di Dante del 39. Ecco, a cui sarebbe succeduto poi una suite di studi danteschi che sono per lo più raccolti in un'idea di Dante, ma poi anche l'edizione del Fiore e l'edizione del Detto d'Amore. La direzione degli studi danteschi passò quindi abbastanza presto da Contini a Mazzoni. Ecco, così continuando la suite dell'élite della filologia dantesca praticamente fino ai giorni nostri. Poi ai giorni nostri, come ho accennato, le cose sono andate diversamente. Quindi il rispetto più assoluto dello schema prefissato dall'autore. È un'opera che è insieme un'enciclopedia, direi, e un viatico alla lettura di Dante, un modello. Devo dire che, a mio modo di vedere, poi sentiremo il parere dei miei più autorevoli colleghi, che è tuttora insuperato di coniugazione critica-filologia. L'edizione è prevista in 6 volumi, Approcci a Dante, I commentatori e la fortuna, che sono i 2 volumi che vedete qui, e poi seguirà l'ermeneutica della commedia, le opere minori, e Pio Raina, la genesi del dantismo contemporaneo. Seguirà poi un volume di testimonianze, bibliografie e indici. Ora, la questione che ci potremmo porre, ma non vorrei portare via troppo tempo, è quella: perché Mazzoni, che di Dante sapeva tutto, sicuramente più di chiunque altro della sua epoca, del suo Novecento, del Novecento che lui ha attraversato, abbandonò l'idea di un commento scientifico alla commedia? Mazzoni, infatti, non ha lasciato un compiuto commento della Divina Commedia. Aveva un programma di commento secolare della Divina Commedia, che sarebbe stato naturalmente un'opera di dimensioni che potete immaginare. L'aveva promesso a suo tempo e ne aveva offerto degli impeccabili saggi a partire proprio dal 1965. Lo spiega lui stesso per motivi che, appunto, dichiara in un testo suo, dei più affabili direi, che si chiama Problemi di un commentatore e che si ritrova anche nei testi più raccolti. Dunque, allora, Mazzoni diceva che, considerato che l'annotazione ai primi 4 canti dell'Inferno, 4, aveva occupato 600 pagine, spingendosi oltre i limiti della discrezione, queste sono parole di Mazzoni, non mie, l'autore ne dichiarava la propria resa facendo un rapido calcolo. La pubblicazione dell'intero commento, e qui sono sempre parole di Francesco, con una media matematica di 158 pagine a canto, comprese le introduzioni ai singoli canti, ma escluse le varie appendici, avrebbe impegnato, il conto è presto fatto, più di 16.000 pagine nel formato e nei corpi della rivista Studi Danteschi. E qui, come dire, cade la stanca man, perché Francesco conclude di smisura che si commenta da sé. E poi continuava censurando il giovanile temerario entusiasmo che si era posto appunto l'obiettivo di fornire tutta la documentazione possibile per giustificare le proprie scelte, essendo d'altra parte riconoscendosi succube di un timore reverenziale per il testo che si traduceva in una troppo minuta sudditanza all'oggetto. Ecco, c'è da dire comunque che l'interruzione di questo megaprogetto indusse piuttosto all'autocritica che alla rinuncia.
Perché Mazzoni, fatto suo l'avvertimento, tutto sommato di buon senso, di Michele Barbi, che aveva auspicato, dice, un ampio commento critico del poema, ma il più semplice e il più facile possibile, metteva tuttavia dei paletti, Barbi, non già per raccogliere tutte le interpretazioni proposte e mostrare false la maggior parte di esse, ma per confortare di ragioni e di prove tutte quelle più certe. Ecco, e concludeva dichiarando a proposito del megaprogetto, dopo aver citato Michele Barbi, che sì, si trattava di una sosta non nella ricerca ma nella pubblicazione. E adopera poi una parola relativa, un verbo relativamente desueto, e un continuato rugumare sul metodo, in rapporto al procedere degli studi sulla metodologia e sull'approccio ai testi. A questo rugumare è quindi da imputare l'abbandono di quel progettato commento. Ma non si devono tuttavia dimenticare le chiose che lui ha fatto a integrazione dei due commenti canonici, e cioè il commento di Tommaso Casini ad Erasto Barbi e il commento di Attilio Momigliano. Ma si deve anche, riproposti a partire dagli anni 70, direi del secolo scorso, la memorabile appunto ricognizione dello spazio dantesco che è consegnata in queste pagine, o meglio capitoli, nella loro veste originale, ma riordinati cronologicamente e, ove necessario, secondo le indicazioni dell'autore, emendati appunto e o tenuamente integrati. Quindi non donde un mai intermesso quanto fecondo ripensamento di criteri, procedure e risultati. Un paradigma metodologico del quale Mazzoni aveva offerto una sintesi appunto di sicura chiarezza in quei problemi di un commentatore che vi ho voluto citare. Ecco, quindi il testo diventa anche, proprio per questo rugumare, una ricapitolazione ecdotica e una lezione di metodo che è da considerarsi, direi, insuperata ai giorni nostri. E l'odierna situazione della filologia e della critica dantesca è cambiata molto dai tempi di Mazzoni, fatta di pochi intendenti e di molti che chiamerei lapi e cianghelle, che sono rappresentati appunto nell'attuale pubblicistica dantesca. Una cosa che mi ha colpito, senza peraltro che voglia significare un giudizio negativo, è in questi ultimi anni, pochi anni, sono comparse tre biografie di Dante dopo quella di Petrocchi, dove secondo me c'era quella del 53 di Petrocchi, c'era quasi tutto. Le più recenti sono quella di Marco Sant'Agata, che dirige un'edizione delle opere dantesche per Mondadori, come sapete, e si intitola con Dante Il romanzo della sua vita. Che, questo non so se Marco se lo sia ricordato, replica un titolo di Stefan Zweig a proposito di Balzac, Balzac, il romanzo della sua vita. Forse per Balzac la parola romanzo era più adeguata, ma insomma comunque qui abbiamo il romanzo della vita di Dante, al quale poi è aggiunto un romanzo vero e proprio, Come donna innamorata, che ricostruisce l'amore di Dante e Beatrice, ma è un romanzo. Inglese ha stampato, cioè Una vita di Dante, una biografia possibile, recentissimo, e così via. Ecco, ma per quanto concerne l'argomento, sia pure trasversalmente, io vorrei ricordare che forse il libro più bello che riguarda anche la biografia di Dante è quello di Gennaro Sasso del 2008, Le autobiografie di Dante, sull'intreccio di temi autobiografici all'interno della commedia. Quindi romanzi, vite, eccetera, eccetera, ma non so, comunque. Ad ogni modo, Roland Barthes ci assicurava che ogni biografia è un romanzo che non osa dire il suo nome, e quindi da questo punto di vista siamo perfettamente opposti. Ecco, hanno trovato sviluppo significativo naturalmente anche gli studi sul dantismo, che è, a pensarci bene, la spina dorsale della storiografia letteraria italiana a partire dalla seconda metà del Settecento.
Ecco, io vorrei ricordare a questo proposito almeno il numero speciale della rassegna della letteratura italiana uscito nel 2012, che è interamente dedicato a culto e mito di Dante dal Risorgimento all'Unità. Ora, questo fervore di iniziative, e concludo, sconta tuttavia il rischio di risultare sopraffatto, come è sempre stato per il dantismo, dalla profluvia inarrestabile di scritti di dantomani, dantologi, dantofili, che arrivano con una regolare cadenza e si riversano sui malcapitati che si occupano dell'opera dantesca. Merita ricordare a questo punto, visto che sono passati tanti anni, come una delle motivazioni che spinsero Croce a scrivere la poesia di Dante, che esce nel 21 ma era conclusa già nel 20, fu anche la polemica appunto contro il monoteismo dantesco e quei cultori di Dante che lui preferiva chiamare almanaccatori senza cultura, che sono ancora rigogliosissimi. Non immaginate, se non siete dei lettori così attenti come immagino non siate per vostra salute, di quel che esce su Dante, appunto, non riuscite a immaginare quanti sono. Con grande documento però degli studi più seri. A Firenze non esiste più la cattedra di Francesco Mazzoni, ma esistono diversi personaggi che adesso non starò a nominare, non starò a citare, appunto, che continuano a sfornare le loro pensate su Dante. A questo punto conviene, per concludere, ricordare i Contini. Contini si definiva post-crociano, che a conclusione di un'idea di Dante scrive come ogni lettura un po' tesa, squisita trovata linguistica di Contini, della commedia dovrebbe porsi a caso vergine e fare tabula rasa della storia della critica, e poi aggiunge con soddisfazione, per concludere il proprio saggio, di essere felice che Dante sia rimasto illeso fino ai nostri giorni, nonostante l'esoso dantismo. Grazie. Parlare, a presentare, anche se credo che il pubblico sia di intendenti, quindi non si tratterà forse di una presentazione, ma almeno l'espressione delle mie impressioni di lettore, tutto sommato abbastanza profano, perché su Dante non posso dire che non ho scritto niente, perché non si può praticare lingua e letteratura italiana senza scrivere qualcosina di Dante, però il mio contributo alla fine di argomenti sparsi, oppure si concretizza in un Oscar Mondadori delle volgari eloquenze, quindi molto limitato. Non sono un dantista. Il mio esordio intanto voleva essere un atto di omaggio nei confronti di due volumi che, secondo una definizione tradizionale, ma ben vera in questo caso, possiamo definire poderosi. Ma abbiamo sentito poco fa che questi qui sono uno 400 pagine, l'altro 800 pagine, voi lo sapete tutti, però mi pare che siamo in collegamento con un pubblico, come si dice in buon italiano, streaming, no? E quindi sarà bene farlo sapere come sono questi volumi, che nello streaming forse si vedono ma rimpiccioliti, piccoli. Quindi le circa 1200 pagine che sono qui presenti, e sono appena un inizio rispetto alle 6.000 che ci è stato appena detto costituiranno l'opera completa. E l'onore è ancora più grande, non soltanto perché tra gli emblemi che si trovano nel retro del frontespizio c'è naturalmente quello dell'Accademia della Crusca, ma c'è qualche cosa di più, cioè c'è una fotografia di cui prima parlavamo, che apre l'opera, una bellissima fotografia che sappiamo, non da didascalia che qui non c'è, ma didascalia che in altro luogo è e che è stata comunque confermata dal professor Stefano Mazzoni, un'immagine presa nell'Accademia della Crusca. Io ho chiesto la conferma perché si vedono delle ombre alle spalle di Mazzoni,
ma che sono probabilmente le pale della Sala delle Pale, ma non sono riconoscibili nella fotografia perché sono giustamente sfocate, perché in una bella foto la sfocatura mette in primo piano il personaggio che deve essere qui giustamente celebrato. Questi volumi hanno offerto a me, che li ho letti, scoprendoli nuovi, perché io non avevo ovviamente lavorato alla progettazione come molti di voi qui hanno fatto, un magnifico percorso nel mondo.